Bene, buongiorno, anzi buonasera a tutti. Sono lieto di poter presentare oggi due relatori del nostro corso autunnale su Unioni Europee e Regioni d'Europa, spazi, politiche e identità. Il termine, cioè oggi il tema del nostro incontro è integrazione europea e sfide economiche, le politiche di sviluppo e la PAC, la politica agricola comunitaria. Abbiamo due relatori, Francesco Prota che svolgerà come tema Mezzogiorni d'Europa, le politiche di coesione come strumento di sviluppo e il professor Raffaele De Leo, la politica agricola comunitaria e le politiche agricole italiane tra Stato e Regioni. Una brevissima presentazione dei nostri relatori, giusto 10 secondi, perché sono persone che collaborano molto strettamente con la cattedra, molti di voi avranno già avuto occasione di sentirli. Il professor Francesco Prota è professore presso il nostro dipartimento, presso il nostro Ateneo, si occupa di, è professore associato di economia politica, si occupa di politiche dello sviluppo, ha un lungo elenco di pubblicazioni che non vi faccio, ma insomma ha lavorato all'estero per molto tempo, è stato all'Università di Glasgow. Ha lavorato in progetti internazionali con Norvegia, l'ERSA, insomma è una persona che ha una lunga esperienza di collaborazioni internazionali sui temi delle politiche di sviluppo, appunto, e non solo in ambito italiano, vi dicevo, ma appunto con uno sguardo più largo al problema generale dello sviluppo. Si è occupato a lungo anche di integrazione europea, di politiche di sviluppo europee, quindi ha pubblicato tra l'altro diversi saggi anche sul tema del rapporto con i Balcani, insomma abbiamo un collaboratore della cattedra che ci ha già in passato dato più di un'indicazione su come metodologicamente affrontare questi terreni, ma oggi entrerà più nello specifico, forse rispetto ad altre volte, su come le politiche di sviluppo da parte delle istituzioni comunitarie abbiano influenzato l'andamento dell'economia italiana. Allora, qui mi fermo. Poi invece una brevissima introduzione alla relazione di Raffaele De Leo. Raffaele De Leo ha anche lui un'esperienza accademica legata all'attività del nostro dipartimento di storia. Lui si è diversi anni fa oramai ha dottorato nel nostro dipartimento con una tesi che riguardava proprio la politiche agricole comunitarie, cioè riguardava il passaggio dagli enti di, diciamo, dalla riforma agli enti di sviluppo e quindi a partire da questo suo percorso di ricerca, che poi ha continuato a occuparsi di questo tema e a pubblicare su questo terreno. Adesso è insegnante nelle scuole superiori, inferiori credo, no? Poi ci preciserà lui la sua collocazione attuale, ma è tuttora attivo in questo campo, continua a fare ricerca e a collaborare, ha collaborato anche l'anno scorso più volte con la cattedra nei corsi di formazione e nei rapporti con gli insegnanti, con il corso di formazione per gli insegnanti. Già nei precedenti due anni ha prodotto, diciamo, diversi materiali proprio rivenienti anche dalla sua formazione e dalla sua esperienza di docente in aula su come costruire dei percorsi di ricerca e anche di insegnamento dentro le classi scolastiche per rendere, quindi, accessibili temi che apparentemente sono tecnici ma che poi
influiscono anche sulla vita quotidiana, che spesso sono anche temi molto prossimi a noi qui nel Mezzogiorno. Quindi io adesso chiudo qui la nostra presentazione rapida. Nell'ordine parlerà prima Francesco Prota, poi ci sarà un breve spazio per qualche domanda, dopodiché lascerò subito la parola a Raffaele De Leo, e alla fine della sua relazione ci sarà spazio per un dibattito più generale che comprenda entrambe le relazioni. Normalmente il tempo assegnato a ciascun relatore sui 40 minuti circa, qualche minuto in più può anche andare, ma insomma questo 40-45 minuti. Io ringrazio entrambi di essere qui oggi e passo subito loro la parola. Quindi prima di tutto Francesco, grazie di essere qui, prego. Ok, grazie Carlo, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti. Datemi qualche secondo che carichiamo la presentazione e iniziamo la nostra chiacchierata di oggi pomeriggio. E, facciamo partire il tempo, così cerchiamo di stare nei 40 minuti. Allora, di che cosa parliamo oggi pomeriggio? Come ha detto Carlo, parliamo di politiche di coesione, cioè vale a dire parliamo di quelle cose che vedete attorno a voi. Se andate, quando andate in aeroporto, cioè, in questo periodo ovviamente si viaggia molto meno, però quando andate in aeroporto e trovate quei cartelli finanziato con fondi comunitari e quelle, diciamo, strane sigle FESR, parliamo di politiche di coesione. Quando magari, non so se dei figli, dei ragazzi di vostra conoscenza beneficiano hanno beneficiato magari di borse di studio finanziate dalla regione per studiare, per fare corsi di perfezionamento, master, no? Ritorno al futuro, probabilmente vi dice qualcosa, diciamo, ricorderete o saprete che sono finanziati da un'altra sigla, come dire, molto comune, FSE, Fondo Sociale Europeo. Quando vediamo queste cose parliamo di politiche di coesione. Questo per dire che cosa? Per dirvi che parliamo di una politica che è molto vicina, come dire, il cui impatto non è, come dire, non è astratto, ma ci riguarda, come dire, molto da vicino. Gli interventi finanziati con questo tipo di politiche sono molto importanti, nelle regioni, appunto, dei mezzogiorni d'Europa, nelle regioni che vengono individuate come regioni con problemi di ritardo di sviluppo, come la nostra regione, che ormai da moltissimi anni beneficia appunto di interventi finanziati con queste risorse comunitarie. Diciamo, la storia parte dall'89, diciamo, in quella che è la forma più o meno attuale, nella forma che più o meno le politiche continuano ad avere, in particolare poi dal 94 che questo tipo di politiche assume, diciamo, via via un ruolo sempre più importante. Sono politiche di sviluppo perché mirano appunto a rimuovere quelli che sono gli ostacoli che le regioni, appunto, più deboli, in ritardo di sviluppo per l'appunto, hanno. Possono avere da un punto di vista infrastrutturale, infrastrutturale fisico, quindi trasporti piuttosto che la gestione delle acque, piuttosto che lo smaltimento dei rifiuti, e diciamo ritardi in termini di infrastrutture immateriali, quindi quello, per esempio, il capitale umano, no? Quello che viene identificato con questo termine, diciamo, un po' brutto, suona un po' male capitale umano, però diciamo ci intendiamo facilmente sul suo significato, e quindi
ad esempio, tutti quegli interventi, come l'esempio che vi facevo un attimo fa, a proposito di, appunto, per esempio, di misure come quella, del ritorno futuro, quindi misure, destinate a aumentare, la dotazione di capitale umano, appunto, dei territori che hanno, diciamo, che sono più indietro nello sviluppo, con l'idea, appunto, che ci deriva dalla teoria economica, che, maggiore capitale umano significa dotare i territori di maggiori possibilità, di crescita. Quindi, come dicevo, tutte cose, che impattano con, come dire, la vita quotidiana di ognuno di noi, non sono politiche lontane, sono politiche, come dire, molto vicine a noi. Vedremo poi come, diciamo, hanno impattato, e come impattano, anche come dire, sulla più, come dire, complessiva organizzazione delle politiche di sviluppo che, gli stati si danno. Procedendo con ordine, diciamo, ovviamente la prima domanda, come dire, che viene naturale porsi e alla quale le politiche regionali, le politiche di coesione, useremo questi due termini come sinonimi, quindi politiche di coesione o politiche regionali, intendiamo la stessa cosa in questa nostra conversazione, diciamo la ragione del perché dobbiamo, diciamo, abbiamo necessità, no, di avere questo tipo di politiche che hanno un taglio appunto regionale, cioè vale a dire dedicato in particolare ad alcuni territori rispetto ad altri, deriva appunto dal fatto che le disuguaglianze territoriali, le disuguaglianze regionali, come dire, sono, nell'Europa attuale, ma in realtà, come dire, sappiamo che sono una costante anche di altri, diciamo, di altri territori e sono una costante nella storia. Diciamo, sono tuttora molto forti, cioè abbiamo territori all'interno dell'Unione Europea che si differenziano per appunto forti disparità, forti differenze nei loro livelli di sviluppo. Ho voluto riportarvi appunto proprio come incipit di questa, diciamo, di questa conversazione, questa frase tratta dall'Economist, da un numero dell'Economist di qualche anno fa, in cui appunto si dice che regional inequality is proving too politically dangerous to ignore, cioè vale a dire che il livello di disuguaglianze territoriali oggi, che noi oggi fronteggiamo, che oggi noi abbiamo di fronte, si sta rilevando troppo dannoso, troppo pericoloso da un punto di vista politico per essere ignorato. Qui il riferimento alle, come dire, alla forza, all'emergere di forze populiste, di forze anti-europeiste, a fenomeni, come dire, che hanno dato vita, fra l'altro, per esempio, alla Brexit, quindi a tutta una serie di fenomeni di carattere appunto politico e sociale che sono figli delle appunto disuguaglianze regionali e che per tale ragione ormai hanno assunto una rilevanza da un punto di vista appunto di tenuta politica, di tenuta sociale dei nostri territori troppo importante perché queste possano essere ignorate. Storicamente, anche se ovviamente uso questo termine in questo contesto un po' impropriamente per uno storico, perché un economista quando parla di storicamente gli bastano 20-30 anni e sta già parlando di storia, diciamo, quindi mi rendo conto che potrei essere pesantemente redarguito da Carlo su questo, però passatemi la semplificazione. Qui tutto sommato parto dal 1900, quindi un po' di storia ci sta. Che cosa vedete sostanzialmente in questo grafico? Vedete appunto l'andamento di, diciamo, la misura di indice di Gini, una misura di disuguaglianza. Vedete appunto come
l'andamento di questa misura riferita sia al GDP, il GDP sta per PIL, quindi diciamo una misura di ricchezza, che per la popolazione si è come dire, evoluta nel corso del tempo. Quindi a che cosa assistiamo sostanzialmente? Ad un'inversione di rotta a un certo punto, cioè a partire dal 1900, fin verso la fine degli anni 70, si è stato un processo di come dire, riduzione delle disuguaglianze, così come misurate appunto dalla curva del GDP, dalla curva del PIL, quella diciamo non tratteggiata, che è stato più o meno costante e significativo appunto in quell'arco di tempo. Sembrava un processo, come dire, appunto forte e consolidato. In realtà, con appunto il finire degli anni 70, diciamo con l'inizio degli anni 80, come appunto potete vedere, c'è stata un'inversione, cioè le disparità hanno ripreso a, diciamo, a crescere. Diciamo, quella forte convergenza che in particolare, come dire, in quella che viene chiamata un po', quando si parla dell'economia italiana, ma più in generale dell'economia europea, no, un'età dell'oro, tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e appunto gli anni 70, abbiamo assistito. Lo stesso avviene anche in Italia in quel periodo, forse è l'unico vero periodo in cui anche in Italia assistiamo ad una forte convergenza nord-sud. Come vi dicevo, questa tendenza molto forte in realtà si arresta e anzi, ripeto, riprendono ad avere vigore, riprendono forza, forze invece che spingono verso la divergenza, cioè verso l'allontanamento nel livello di sviluppo dei territori. Questo, infatti, questa tendenza, come vedete da questa, diciamo, da questa cartina, ci restituisce una mappa dell'Europa, come dire, molto colorata. Cioè, cosa significa? Una mappa dell'Europa in cui i livelli di sviluppo delle regioni effettivamente sono, diciamo, parecchio diversi. Qui in questa rappresentazione vengono creati, diciamo, quattro cluster sostanzialmente, quindi uno con regioni con un livello del PIL pro capite, appunto, che è una misura di ricchezza individuale, ben superiore al 150% della media europea, e questo coincide col cuore produttivo, col cuore forte. Diciamo della nostra Europa. Poi avete, diciamo, un ampio numero rilevante di regioni con un PIL pro capite fra il 120 e il 150%, quindi regioni comunque molto, diciamo, relativamente molto ricche, sono, diciamo, la maggior parte delle regioni francesi, dei Länder tedeschi, un pezzo della Spagna, un pezzo dell'Italia, i paesi del nord Europa, e poi abbiamo quelle che oggi, diciamo, possiamo definire, in seguito all'allargamento del 2004, quindi con l'ingresso dei paesi, paesi dell'Europa dell'Est, ex paesi comunisti. Quelle che oggi sono, quelle che oggi rappresentano le due periferie dell'Europa. La periferia meridionale, che vede, diciamo, le regioni più deboli, relativamente appunto più deboli, più povere, che sono una parte delle regioni portoghesi, una parte delle regioni spagnole, la Grecia, e diciamo il nostro mezzogiorno, quindi Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Campania, che appunto rappresentano quella che possiamo chiamare la periferia meridionale dell'Europa, e la periferia, come dire, storica, se volete, nel senso che sono le regioni che storicamente hanno avuto livelli di sviluppo più bassi rispetto di ricchezza, livelli di ricchezza più bassi rispetto al cuore forte produttivo dell'Europa, diciamo, dell'Europa centrale, in cui si innestano anche
le nostre regioni settentrionali più forti, fino ad arrivare all'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna entra in questo cuore forte, in questo cuore produttivo dell'Europa, e l'altra periferia che è appunto rappresentata dalle regioni dei paesi dell'ex blocco di paesi comunisti dell'Europa orientale, quindi Polonia, Romania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, eccetera, che appunto rappresentano, come dire, una nuova periferia che fra l'altro presenta appunto un ritardo nei livelli di sviluppo, così come di ricchezza, così come le regioni appunto della periferia meridionale che abbiamo indicato prima, ma che si caratterizza, diciamo, per delle caratteristiche, come dire, profondamente diverse rispetto appunto alla periferia meridionale. Quindi, come dire, la geografia dell'Europa è cambiata molto in seguito all'allargamento, e quindi abbiamo oggi due periferie a differenza del passato, con livelli di sviluppo anche al loro interno differenti, nel senso che comunque la periferia meridionale presenta livelli di ricchezza relativamente più alti di quelli dell'Europa dell'Est, ma un'Europa dell'Est che presenta una serie di indicatori per quanto riguarda, per esempio, la capacità industriale, il livello di integrazione con quel cuore produttivo forte, rappresentato principalmente dalla Germania, ma anche da aree del Belgio, dell'Austria, molto maggiori di quelle che invece sono le integrazioni commerciali e produttive che la periferia meridionale dell'Europa ha. Quindi un quadro, come dire, che si caratterizza appunto, come dicevo, per profonde disuguaglianze e anche per una, diciamo, complessità, e quindi per una difficoltà di lettura. Ma non si tratta solo di, come dire, di differenze puramente economiche, diciamo, che possono essere, diciamo, più che possono essere colte semplicemente da misure di ricchezza, come appunto il PIL pro capite. Ma vediamo un quadro, come dire, molto articolato, molto complesso, anche se facciamo riferimento a quelle che potremmo chiamare le disuguaglianze nelle opportunità, cioè in quegli indicatori che misurano la capacità di un'area di offrire ai propri, diciamo, ai propri cittadini una misura di, appunto, qualità della vita, di progresso forte. Anche qui, come vedete, la geografia europea è piuttosto complessa. L'indicatore che viene, come dire, che viene rappresentato in questa mappa è il Social Progress Index, che è un indicatore composito, che, come vedete, si compone, come leggete nella leggenda a destra del vostro schermo, si compone di tre indicatori. Uno che fa riferimento appunto ai bisogni, diciamo, basici, quindi acqua, salute, sicurezza, e ad altri indicatori che colgono appunto elementi di, come dire, di qualità della vita. Quindi, per esempio, abbiamo il livello di istruzione, piuttosto che una misure legate alla maggiore o minore tolleranza, misure di accesso all'istruzione superiore, eccetera. Quindi una serie di indicatori che, come vedete, rispetto al semplice GDP pro capite, alla semplice misura di ricchezza, coglie aspetti, come dire, più variegati. Anche in questo caso, però, come dire, la geografia è più o meno analoga a quella precedente, forse ancora un pochino più articolata, con le regioni dell'Europa dell'Est ancora un po' più in ritardo da questo punto di vista. Però anche purtroppo, diciamo, il nostro mezzogiorno, come vedete dalla mappa
dalla colorazione, come dire, non ne esce particolarmente bene. E a volerla dir tutta, è l'Italia nel suo complesso che non ne esce benissimo, pur continuando ovviamente ad avere aree del centro-nord relativamente più, diciamo, più avanti in questo indice, ma distanti dai valori, diciamo, dell'Europa, del cuore produttivo dell'Europa. Ancora, proprio per darvi l'idea, no, di quanto sia articolata e quanto siano forti le differenze, qui avete una misura di nuovo, se volete, di disuguaglianza nelle opportunità ed è il numero, la percentuale di popolazione che ha, diciamo, laureata, per farla breve. Come vedete, l'Italia sta nella parte a sinistra del vostro schermo, quindi con valori, come dire, molto, con valori più bassi della media europea e, come dire, che la collocano fra i paesi, come dire, più in ritardo da questo punto di vista. Dunque, a fronte di questa, diciamo, di questo quadro di profonde differenze all'interno dell'Unione Europea, sia da un punto di vista strettamente economico che da un punto di vista, diciamo, se volete, più ampio, più sociale. A fronte di questa situazione, quindi è evidente la necessità di, come dire, intervenire per provare a ridurre questo tipo di situazioni. Situazioni che appunto stanno a testimoniare che il processo, come dire, al quale assistiamo non è un processo di convergenza, come una serie di, diciamo, come una famiglia di modelli economici avrebbe, modelli, diciamo, che possiamo sinteticamente riassumere diciamo, definire con l'etichetta di modelli neoclassici, che avrebbe previsto. Quindi non assistiamo come dire, all'avvicinamento delle regioni più deboli verso le regioni più forti, appunto quello che viene chiamato processo di convergenza, processo per il quale chi sta più indietro, come dire, cresce ad una velocità più forte rispetto a chi sta più avanti e dunque tende a colmare le distanze. In realtà quello che vediamo, quello a cui assistiamo, se ricordate appunto l'andamento del grafico iniziale che vi ho mostrato, è invece un processo di divergenza, cioè un processo per il quale, come dire, chi sta più avanti cresce più velocemente di chi sta più indietro, e dunque le disparità nel tempo tendono ad aumentare anziché ridursi. Questo è, come dire, uno dei temi storicamente più dibattuto diciamo, fra gli economisti, appunto il processo di convergenza. Come vi dicevo, semplicemente, come facendo una forzatura interpretativa, può essere racchiuso facendo riferimento a due grandi scuole di pensiero, una neoclassica e l'altra che si rifà ai cosiddetti modelli di crescita endogena e di New Economic Geography. Questa differenziazione è particolarmente importante perché questi modelli hanno delle previsioni, come dire, diametralmente opposte per certi versi, e dunque le implicazioni di politica economica che ne derivano sono, diciamo, profondamente diverse. Alla prova dei fatti, quello che vediamo, quello che è successo in Europa, è appunto una persistenza nel tempo delle distanze fra le regioni. Io vi ho mostrato quella cartina che fotografa la situazione ad oggi. Se vi avessi mostrato un andamento nel tempo, avreste visto una situazione più o meno analoga, nel senso che le graduatorie regionali appaiono piuttosto rigide, cioè vale a dire che
sono pochi i casi, diciamo sia in positivo che in negativo, cioè vale a dire casi di regioni che mutano la loro posizione relativa. Quindi questo sta a dire che le distanze rimangono più o meno inalterate, ma questo è il frutto di una alternanza fra periodi di convergenza, periodi di stazionarietà e periodi di divergenza, quando diciamo andiamo ad allargare l'arco temporale sul quale ci andiamo, che andiamo ad analizzare. Come vi avevo mostrato prima, diciamo fino agli shock petroliferi della prima metà degli anni 70, avevamo assistito appunto a questa forte convergenza, a cui poi è seguito un periodo alternato di stazionarietà o addirittura, diciamo, di divergenza. In ultimo, la recente crisi economica, non faccio riferimento alla situazione del Covid attuale, cioè successiva al Covid, ma a quella del 2008, ha ulteriormente, come dire, contribuito a aumentare le disparità. Quindi, questo ci porta a ragionare su quale ricetta di politica economica mettere in campo per controbilanciare queste tendenze, perché se lasciate come dire, al libero funzionamento, al libero agire delle forze di mercato, quello a cui assistiamo appunto sono fenomeni di divergenza e non di convergenza. Se è vero, come è vero, che le disparità regionali non possono essere eliminate, cioè non possiamo arrivare ad un mondo in cui tutte le regioni abbiano lo stesso livello di sviluppo, così come non possiamo pensare ad un mondo in cui tutti i soggetti, gli individui, abbiano lo stesso livello di reddito, se questo non è possibile, e ce lo dice la storia, altrettanto vero è che però possono e anzi devono essere ridotte. E questo sia per ragioni di equità, come dicevamo, differenze troppo ampie sono intollerabili e sono, diciamo, come dire, difficili da gestire politicamente per le implicazioni che hanno, ma anche per ragioni di efficienza, perché situazioni caratterizzate da eccessivi livelli di disparità portano ad una crescita complessiva più bassa rispetto a quella che si avrebbe se i territori più indietro fossero messi nelle condizioni di sfruttare le loro risorse, che altrimenti risultano essere sottoutilizzate. No? Anche qui l'avrete sentita mille volte questa considerazione, anche sui giornali, no? Con riferimento al Mezzogiorno, quando si dice che la ripresa del paese non può che partire da una ripresa del Mezzogiorno. Questo che può sembrare un luogo comune, uno slogan sentito tante volte, in realtà ha effettivamente un fondo diciamo, di profonda verità, di profonda razionalità economica, in quanto il Mezzogiorno è un'area, come dire, che sottoutilizza le proprie capacità, diciamo, ha un potenziale inespresso. E dunque una ripartenza del Mezzogiorno potrebbe, anzi senza potrebbe, agevolerebbe sicuramente una ripresa complessiva del paese. Quello che invece non è vero, quello che l'evidenza smentisce, è invece la teoria, come dire, cosiddetta dello sgocciolamento, cioè se cresce le aree più forti, la crescita delle aree più forti, come dire, appunto, sgocciola e favorisce anche le aree diciamo, più in ritardo, più svantaggiate. Di questo in realtà non c'è nei fatti evidenza. Cosa fare appunto? Qual è la ricetta di politica di economia politica, di politica economica, scusatemi, che da questo deriva? È un approccio di politica di sviluppo che sia place-based, cioè focalizzato, basato sui territori, ok? Appunto delle politiche regionali. Questa idea è
è alla base appunto della nostra, diciamo, della nostra politica di coesione. Politica di coesione che, come vi dicevo, ha ormai una lunga storia, nel senso che, come vedete, diciamo, come questo grafico anche vi mostra, parte dall'89, ripeto, più o meno nella forma attuale, diciamo, con le caratteristiche attuali, parte nell'89, e come vedete, se seguiamo la sua evoluzione nel tempo, questa è, diciamo, via via cresciuta come peso sul bilancio dell'Unione Europea, prima della Comunità e poi dell'Unione Europea, a differenza, ma di questo vi parlerà il collega dopo, dell'andamento della PAC, della politica agricola comune. Tanto che oggi appunto hanno sostanzialmente lo stesso peso all'interno del bilancio europeo. Ovviamente questa crescita di importanza è derivata dal fatto, appunto, come dicevamo all'inizio, di una persistenza nei livelli appunto, di disuguaglianza rispetto alle periferie storiche, alle quali poi si sono aggiunte appunto queste nuove periferie rappresentate dalle regioni più deboli dell'Europa dell'Est, diciamo, il cui ingresso appunto è avvenuto a partire dal 2004. Perché queste politiche? Innanzitutto perché, come vi dicevo, per ragioni di equità, nel senso che disparità eccessive nei livelli di reddito e nei livelli di occupazione sono, come dire, inaccettabili, tant'è che la coesione economica e sociale è uno dei valori fondanti dell'Unione Europea. Questo è bene, diciamo, tenerlo sempre a mente, perché purtroppo la politica di coesione è una politica, come dire, spesso oggetto di, diciamo, critiche molto, molto feroci e nella maggior parte dei casi ingiustificate. Qual è il fondamento teorico delle nostre politiche di coesione? Appunto, sono quelli a cui facevo riferimento prima, le nuove teorie della crescita e i modelli di New Economic Geography, cioè quella teoria che prevede che prevede che in assen quelle teorie che prevedono che in assenza di un intervento pubblico teso a ribilanciare le disparità, queste tenderebbero appunto appunto, si assisterebbe, in assenza di forti politiche di sviluppo regionale, si assisterebbe appunto ad una divergenza. Okay? Questo ovviamente è stato, diciamo, come dire, anche un mezzo, l'utilizzo delle politiche di coesione, per far accettare ai territori forme via via crescenti di integrazione. Perché se è vero, come è vero, che nel lungo periodo forme maggiori di integrazione economica, politica, hanno, no, come dire, rappresentano un gioco a somma positiva, cioè alla fine siamo tutti in una posizione migliore, è vero che nel lungo periodo ci dobbiamo pure arrivare, cioè che cosa voglio dire? Che invece nel breve e nel medio periodo, i costi di aggiustamento sono forti e quindi i territori più deboli rischiano di uscire, come dire, di essere ulteriormente penalizzati e quindi è necessario offrire loro, diciamo così, una contropartita in maniera tale da poter poi sfruttare nel lungo periodo i benefici che derivano da una maggiore integrazione, che ripeto, nel medio periodo ha dei costi e costi che devono essere compensati ovviamente per far sì che siano tollerabili e tollerati dai territori con più, diciamo, con più ritardo di sviluppo. Perché farla a livello europeo e non lasciarla come dire, al singolo paese? Io mi sa che devo un po' accelerare, che sono un po' lungo con i tempi, perché ovviamente la possibilità di fare questo tipo di politica a livello europeo permette di evitare, diciamo, forme di concorrenza localizzativa fra le regioni e fra le nazioni per attrarre investimenti e soprattutto fa sì che la politica sia effettivamente concentrata nelle regioni più svantaggiate dell'Unione Europea e non dei singoli paesi.
Tanto per capirci, se questa politica fosse lasciata al libero, diciamo, a livello nazionale, potrebbe benissimo succedere che una regione debole in un paese ricco riceva molti più aiuti di una regione più debole all'interno di un paese relativamente meno ricco. Questo, diciamo, è facile da capire. Il fatto di farlo a livello comunitario permette appunto di evitare questo rischio. E poi perché appunto c'è quello che viene chiamato, che viene identificato appunto con il termine valore aggiunto comunitario. Che cosa significa? Significa innanzitutto che l'intensità del finanziamento a livello europeo è giusto che si, come dire, concentri appunto sulla creazione di quei beni pubblici che hanno un carattere, come dire, sovranazionale e che quindi permettono, come dire, una migliore gestione, una migliore realizzazione di questo tipo di politiche. Quindi dobbiamo fare affidamento a quello che ci dice il trattato, dobbiamo basarci su quello che ci dice il trattato, dobbiamo basarci appunto su quegli elementi che ricordavo in precedenza, evitare competizioni fra territori, evitare che territori all'interno di paesi più forti siano avvantaggiati rispetto a territori in paesi meno forti, e dobbiamo tenere conto dell'esistenza di beni pubblici a livello europeo. Quindi questo, se volete in estrema sintesi, rappresenta il valore, complessivamente il valore aggiunto comunitario, cioè l'utilità di avere questo tipo di politiche a livello appunto europeo. Sono politiche importanti, in che senso? Nel senso che in molti paesi rappresentano una quota elevatissima del complessivo investimento pubblico. Qui vedete appunto il peso che le allocazioni del Fondo Sociale, scusatemi, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo di Coesione per il periodo 2015-2017 hanno sulla complessiva spesa in conto capitale, sostanzialmente significa gli investimenti dei paesi europei. E come vedete, queste percentuali sono altissime in una serie di paesi, ovviamente meno rilevanti in altri. Quindi, come dire, queste politiche rappresentano veramente un sostegno, diciamo, imprescindibile agli investimenti pubblici all'interno dei paesi europei. Storicamente, come vi dicevo, le regioni più deboli sono state le regioni della alcune regioni della Spagna, le regioni del Mezzogiorno, la Grecia, e per un certo periodo l'Irlanda, poi, diciamo, con l'allargamento dell'Europa ad est, diciamo, questa geografia, quindi anche la geografia degli aiuti, anche la geografia del sostegno, è mutata completamente, è mutata, diciamo, in maniera sostanziale, e oggi sono appunto quelle aree localizzate ad est quelle che ricevono, diciamo, l'ammontare di risorse maggiori. Il mio tempo va ad esaurirsi, quindi questa la possiamo saltare, tanto vi rimane, ovviamente vi rimangono agli atti queste slide. E come vi dicevo, la politica di coesione è una costante della storia dell'Unione Europea, e vedete come non nel corso dei periodi sia mutata per intensità, e come vi ricordavo già prima, via via allargandosi verso i nuovi paesi entranti. Queste le possiamo, diciamo, anche saltare, e, diciamo, andrei a concludere con un semplice richiamo a quelle che appunto sono le priorità di questo tipo di politiche, proprio per tornare, quindi per chiudere il cerchio e chiudere lì dove avevo iniziato, cioè nel
dirvi come queste politiche sono delle leve importantissime per promuovere lo sviluppo delle regioni, in particolare delle regioni più arretrate, ma in realtà poi sono tutte le regioni che beneficiano degli, diciamo, anche degli effetti, no, di quelli che vengono chiamati gli spillover di queste politiche, perché ovviamente i benefici non vanno solo alle regioni nelle quali si concentrano maggiormente le risorse, ma hanno ricadute anche sugli altri territori. Perché sono politiche centrali? Perché sono politiche che appunto si concentrano sugli elementi principali per garantire la crescita di un territorio. Quindi finanziano investimenti in ricerca e sviluppo, finanziano investimenti appunto per aumentare la dotazione di capitale umano nelle, appunto, nei territori più, più svantaggiati, perché contribuiscono a diciamo, migliorare la dotazione infrastrutturale dei territori. Guardate, questo è sempre, diciamo, l'importanza di queste politiche, tra l'altro, cresce sempre di più, perché a fronte di diciamo, perché il loro ruolo diventa più rilevante a fronte di riduzioni delle politiche di sviluppo che gli stati, come dire, dovrebbero finanziare con, diciamo, altri, con altre risorse, con le risorse proprie. Diciamo, è noto come ci sia stata, come dire, negli ultimi decenni una forte contrazione del, diciamo, dei complessivi investimenti pubblici. Questa contrazione sarebbe stata ancora molto più forte e quindi avrebbe ancora più colpito, ovviamente in particolare i territori più in ritardo, se non ci fossero state le politiche di coesione, se non ci fossero stati gli investimenti finanziati su questi, finanziati grazie a questi fondi. Quindi dice, rilevanza economica, nel senso di quantità di denaro, rilevanza strategica per la tipologia di appunto investimenti che vengono finanziati, ricerca e innovazione, capitale umano, infrastrutture, a fronte di una situazione di, come dire, passi indietro fatti dai, dagli stati nella, appunto, negli interventi in questi ambiti. Una tendenza di lungo periodo, una tendenza che è stata, diciamo, ulteriormente esasperata dalla crisi del 2008 e dalla, dalle conseguenti politiche di austerità che ne sono derivate. L'impatto c'è, l'impatto è positivo, qui già ne avete una schematica rappresentazione, 6.000 progetti di ricerca finanziati, 2.500 di collaborazioni fra piccole imprese e centri di ricerca, 825.000 diciamo, persone connesse a, diciamo, trattamenti delle acque, diciamo, migliorati, incrementati, più di mille chilometri di ferrovie, diciamo, sulle quali si è investito, diciamo, più di 2 milioni di persone hanno avuto accesso alla banda larga grazie a progetti finanziati, sono stati creati oltre 60.000 posti di lavoro in piccole e medie imprese, quasi 4.500 start-up finanziate. Non vi voglio annoiare con un elenco di cifre, voglio semplicemente restituirvi un'immagine di una politica che è efficace, di una politica che raggiunge appunto nodi salienti nello sviluppo. Non è tutt'oro quello che luccica, nel senso che ci sono anche, come dire, dei problemi nella,
diciamo, a volte nell'efficienza della spesa, non nella quantità, perché al di là della retorica, come dire, che ogni tanto c'è di una falsa retorica sui giornali, sulla capacità di spesa, in realtà sono soldi che vengono spesi nella loro quasi totalità. Certo, si può ragionare che qualcosa di più si potrebbe fare in termini di aumento dell'efficienza, ma resta il fatto che questa politica è oggi centrale e lo sarà ancora di più nel prossimo futuro per, diciamo, contrastare le disparità regionali. Chiudo, diciamo, ricordando anche l'estrema, come dire, flessibilità e prontezza di questa politica nel rispondere a shock esterni. È stata utilizzata per rispondere allo shock rappresentato dalla crisi del 2008. Oggi risorse a valere di questa politica sono reindirizzate per rispondere, diciamo, ad uno shock altrettanto pesante per l'economia, oltre che per, diciamo, la vita di tutti noi, come diciamo, l'attuale fase pandemica. E io su questo, avendo giusto rubato qualche minuto in più, mi fermerei. Grazie. Bene, ringraziamo Francesco Rota per questa sua esposizione. Verifico un attimo se ci sono Sì. domande da parte del pubblico. Vedo una prima domanda, le slide saranno disponibili. La risposta è senz'altro, Sì. le caricheremo sul nostro sito della cattedra. Vabbè, questo Nella poi sezione vedo. pubblicati ci sono Nella tre. sezione pubblicati, adesso vado a vedere, ok, grazie Lucia, che la nostra regista che ci segue. Allora, le diseguaglianze tra le varie regioni o aree appartenenti all'Unione Europea non è forse dovuta anche solo in parte alla iniqua distribuzione di poteri e fondi che consente di dare ancora più vantaggio alle aree francesi, tedesche del Benelux, proprio a proposito della convergenza economica? Cioè, se, mi pare di capire che questa domanda, cioè, riguarda il fatto che diciamo, la struttura, chiamiamola così, del mercato dell'Unione Europea, la struttura istituzionale e politica dell'Unione Europea darebbe più vantaggi, ecco, le aree forti, e quindi le diseguaglianze come dire, sarebbero legate ad una iniqua distribuzione di poteri e di fondi. Allora la domanda mi sembra un po' imprecisa, dico la verità. Sicuramente Francesco darà una risposta un po' più puntuale. Comunque, lasciamo questa domanda, la lasciamo alla sua risposta. Vediamo se ci sono altre domande. Qui c'è un'altra domanda che non ha una firma. La prima invece è di Giuseppe Di Venuta, ecco, la seconda è anonima. Si può dire che la diminuzione degli interventi pubblici dei singoli stati negli ultimi 30 anni è anche dovuta a un ideale neoliberista che si è diffuso in tutta Europa, una sorta di serpente che si mangia la coda? E poi una terza domanda: come spiegare la crescita esponenziale dell'Irlanda all'interno della convergenza economica rispetto ad un'altra area periferica come la Grecia? Allora, sono domande molto diverse tra Sì. loro. Non a tutte penso che Francesco potrà rispondere, possiamo anche tenerne da parte qualcuna per la Per fase la fine. finale. Io direi di provare adesso a rispondere a una o due massimo, tenendo da parte le altre per la fase finale della discussione. Ok, va bene. Diciamo, rispondo alle prime due che in un certo senso sono in una qualche maniera legate.
Sì. A che cosa? Sì, alla seconda, cioè nel senso che la riduzione degli interventi pubblici è in parte anche attribuibile ad una, diciamo, ad un pensiero economico dominante che ha contraddistinto appunto l'Europa, non solo l'Europa, nelle ultime decadi, che si rifà ad una scuola, appunto, si rifà alla scuola neoclassica, ad una scuola neoliberista, che adesso ovviamente, ripeto, devo essere sintetico, che fra i capisaldi vede nella riduzione diciamo, del ruolo dello Stato uno dei motori, diciamo, che dovrebbe favorire la crescita, no? Tende a ridurre il perimetro dello Stato. Questo è stato un pensiero, diciamo, adesso un po' le cose sono un po' più dibattute che rispetto ad alcuni anni fa, diciamo, comunque è stato sicuramente il pensiero dominante. Ovviamente ridurre il peso dello Stato, ridurre l'area di influenza dello Stato si è anche tradotto in una contrazione degli investimenti pubblici, poi esasperata dalla crisi del 2008, da quella teoria poi rivelatasi del tutto fallace della cosiddetta austerità espansiva, quindi sì, sicuramente quella è una ragione. La distribuzione dei fondi, quindi arrivo alla seconda domanda, no, cioè nel senso se parliamo di appunto della politica di coesione, la politica di coesione risponde esattamente alla logica opposta, cioè le risorse sono maggiori lì dove i territori sono più ampi. Se facciamo riferimento all'architettura complessiva dell'Unione Europea, se volessimo, ma diciamo, non possiamo farlo in questa sede, quindi saremmo un po' fuori tema, al ruolo della banca centrale, ad un'idea di politica monetaria comune a fronte di un'assenza di politica fiscale comune, se c'è, diciamo, una serie di elementi della struttura complessiva dell'Unione Europea può aver favorito le regioni più forti, i territori più forti, questo diciamo, è vero, però, come dire, non è il caso della politica di coesione, ecco, che invece ha tentato da subito, da sempre, di essere appunto, diciamo, di controbilanciare invece altre tendenze che possono sì aver favorito una polarizzazione. Chiuderei qua. Bene, io ti ringrazio, poi avremo modo di tornare su questo, perché anche io vorrei chiederti qualche precisazione in più, forse diciamo, non voglio disturbare il tempo a Raffaele, però magari alla fine ci sarà tempo di integrare alcune cose che hai detto, cerchiamo di trovare il modo di Certo. dare spazio ad alcune curiosità che vedo emergere.